Signor tiranno, sto morendo di fame! Puoi sempre sfidarmi e prendere il comando! Magari potrei pescare qualche pesciolino! I nostri amici dell'isola trascorrono le giornate felici e spensierati, fino a quando per qualcuno la fame comincia a farsi sentire. Ok ragazzi, sono pronto! 1, 2, 3, Stella! Dannazione, siete tutti fermi! Siete tutti immobili come delle statue! Vabbè, riproviamo! 1, 2, 3, Stella! Mi avete fregato ancora! Ti sei mosso, ti ho visto! Sì, va bene, mi sono mosso! Ma mi dovete spiegare che divertimento c'è a star qui fermi come dei bacucchi, come delle statuette? Poi uno dice 1, 2, 3 e tutti quanti fermi? Ma non possiamo fare una gara di nascondino o di nuoto? Sì, di nuoto! O di volo? Sì, di volo! L'ho detto prima io! Sì, di nuoto! O di volo! Ma se non sai né nuotare né volare? È vero! Comunque ora tocca a Frencio contare. O streghetta, benché non sia divertente, le regole sono regole. Eccoci allora, 1, 2, 3, Stella. Ma guarda che novità, sono tutti fermi, che fantasia. Mi è sembrato di sentire uno strano suono. Diciamo un rumore provenire dalla pancia di qualcuno. E secondo me era proprio la pancia di Spencer. Sì, sono io, mi hai beccato. Complimenti Spencer, ti sei mosso. E t'ho fregato. Questo è un brutto trucco. Sto morendo di fame. Anche io ho fame. Anche noi abbiamo fame. Già, anche io ho fame. Lo so ragazzi, anche io ho fame. Ma vi ricordate cosa ha detto Tiranno King? Sì, ha detto tutto il cibo è mio. Esatto, mio sciocco amico. Se andiamo a caccia, lui ci accoppa. Accoppa? Sì, vuol dire che ci uccide. Dobbiamo trovare una soluzione. Non possiamo morire di fame. No, non possiamo mica. Bisognerebbe dare una bella papina. E cosa vuol dire? Diciamo una lezione. Il campanello di allarme. Sta arrivando. Attenzione. Sta arrivando Tiranno King. Nascondiamoci! Scappiamo! Ragazzi, mi raccomando, non fate neanche un rumore! Oh, mamma Saura, c'ho paura! Meno male che ti sei messa i campanelli sul collo! Mi raccomando, non fiatate! Ciao, capo! Che cosa c'è? Oh, poveri noi! Signor Tiranno, sto morendo di fame! Il cibo è mio! Tutto il cibo dell'isola appartiene a me! Perché sono il vostro re! E fa rima, quindi è vero! Sì, siamo proprio fregati! Ma signor re, facci mangiare almeno qualcosina! Puoi sempre sfidarmi e prendere il comando! No, va bene così, ma magari potrei pescare qualche pesciolino! Molto bene allora! Pescherai per tutti e potrete mangiare solo pesce. Ma signor Tiranno, mi fa schifo il pesce. Allora farai la dieta. A presto e buon appetito a tutti. Mi sono cacciato in un brutto guaio. Come al solito. Siamo tutti fregati. A me fa schifo il pesce! A me piace! Anche a me! A me no! Neanche a me! Non mi dite niente, io sono proprio allergico! Ma se ti ho visto mangiare il tonno! Beh, ma il tonno in scatola non conta! Veramente è pesce anche quello! Ad ogni modo, se vogliamo mangiare ci dobbiamo accontentare! Quindi, Pinosauro, vai a darti da fare! Ma come faccio a pescare per tutti? Ma non eri il più grande pescatore dell'isola? In effetti hai ragione.
Mi toccherà pescare per tutti. Vai, Pinosauro, siamo tutti con te. Il pescatore più forte dell'isola. Basta, basta! Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Mi sono ficcato proprio in un brutto guaio. E adesso chi glielo dice agli altri che non ho mai imparato a pescare? Ho sempre mangiato solo sushi. Ah. Provo ad andare in spiaggia a fare un tentativo. Chissà, magari sono un talento naturale. Facciamo questo tentativo. Adesso prendo un bell'amo e ci metto l'esca. Sono il più abile pescatore di sette mari. E due. E tre. Quattro. E cinque. E sei. Uffa, non riesco a prendere niente. Riproviamo di nuovo. Sento che questa è la volta buona. Sento tirare. Ho preso qualcosa. Uno. E due. E tre. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ho preso qualcosa. Fatemi vedere bene. Ma no, ho pescato una bottiglia. Ora tutti mi prenderanno in giro. Pinosauro, facci vedere quello che hai preso. Sì, facci vedere quello che hai preso. No, andate via, andate via. Dove vai, Pinosauro? Già, dove vai? Ma non ha pescato nulla fino adesso. Sta scappando nel bosco. Andiamo a avvisare gli altri. Sì, andiamo. Ragazzi, non vorrei fare sempre il dinosauro pessimista, ma è quasi ora di cena e di Pinosauro non si vede neanche l'ombra. Sto morendo di fame! Brutte notizie! Abbiamo trovato Pinosauro. E allora è una bella notizia. È riuscito a trovare il pesce. È pronta la cena? Veramente non ha trovato nulla. Nulla. Nulla di nulla. Lo sapevo. Ma come non ha trovato nulla? Ma dove è andato allora? L'abbiamo visto andare nel bosco. Sì, sarà andato a prendere i pesci di bosco. Non voglio nemmeno chiederti cosa sono i pesci di bosco. Ad ogni modo, questa situazione va risolta. Siamo spacciati. Non siamo spacciati. Basta trovare qualcuno di forte che sfidi Tiranno King. E dove lo troviamo? Lo posso sfidare io! Va bene, seriamente, dove lo troviamo? Potremmo andare a cercarlo noi. Abbiamo le ali. Sì, le ali. Non mi sembra una grande idea. Ma siccome non mi viene in mente nient'altro, tanto vale provare. Buona fortuna! Troveremo un grande guerriero e lo porteremo qui. Speriamo! Ciao ragazzi, questo video è finito qui. Ricordatevi che potete cliccare in alto a sinistra per iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui su Dino Power. Ciao!